Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Hola a todos y todas, hola Davide. Ciao Laura. Ciao. Ciao Corea, ciao Corea. Oggi un'altra cantante coreana, perché dopo Forestella noi andiamo a reazionare questa artista che l'abbiamo fatta per la prima volta, insomma abbiamo visto il pubblico come la segue e quanto la ama. Tra l'altro questa cantante anche, ho letto nei commenti, che a parte essere un'artista insomma molto brava, Soyang, parlo di Soyang, ha sconfitto anche il cancro e quindi alla sua età insomma è andata avanti, è una testimone di vita e soprattutto voglio dire una cantante che è brava e si fa ascoltare in tutto il mondo. Oggi infatti andiamo ad ascoltare con una canzone, Laura, Arirong Alon, questa canzone che ci avete segnalato proprio voi dicendoci fai questa che te la consigliamo, e noi i consigli li adoriamo, quindi noi siamo pronti subito a reazionare qualcosa che voi ci dite, nel senso perché ci è piaciuta molto la cantante e vale la pena ascoltarla. Sei pronta Laura ad andare ad ascoltare lei? Prontissima. Andiamo, abbiamo i fazzoletti perché non si sa mai, no? Perché ogni tanto capita che ci emozioniamo. Andiamo.
Brava, sei anche. Che figata, che brava. Dove aveva tutta questa voce? Ah, non lo so, c'ha una voce spettacolare per essere una donna piccola, molto piccola. Ha una cassa toracica fantastica. Ma mi avevano parlato di lei, infatti quando l'abbiamo fatta l'altra volta ho visto poi i commenti, c'erano molti che dicono, guarda, è una... No, io, è il Dimash femminile, cioè nel senso io ascolto Dimash per maschio, come maschio, e lei invece come donna, cioè nel senso ha una voce spettacolare, angelica, insomma, brava, che dire, quando una persona ti riempie in una reazione, ti riesce a togliere ogni parola, quindi non riesce a dire niente, è perché ti ha appagato. Ti senti appagato di lei in quello che hai ascoltato. E noi sì, noi, almeno io mi sento appagato. Laura, cosa, che emozioni ti ha dato? Sì, Davide, tutto. Ti giuro che mi è sembrato un attimino, quando è salito così fortissimo, Dimas, o sea, mi è sembrato è bravissima. E siamo passati da una ninna nanna all'iniziale, sai, una canzone, sì, che con ti tutto cullava. Il rispetto lo dico, no? Certo, sì, perché è bravissima. Che ti cullava, e poi per arrivare a veramente a scalini molto alti, e sì, diciamo che ci ha cullato nelle sue emozioni che trasmette a tutti noi. Sì, perché tutti erano emozionati, anche il pubblico che c'era lì era emozionato. Bravissima, angelicale, mi sentivo un altro pianeta. Un altro pianeta, sì. Quando questi artisti riescono a fare questo, significa che lavorano bene, sono bravi veramente. Ragazzi, grazie per essere stati qui con noi, vi invito a attivare la campanella se non l'avete fatto, per essere sempre aggiornati sulle nostre notifiche. Di iscrivervi al canale e commentare, perché grazie ai vostri commenti noi andiamo avanti, leggiamo e vediamo cosa dobbiamo fare di nuovo, d'accordo? Grazie per essere stati qui con noi. Un abbraccio forte. Ciao. Grazie, amici.